Le casere, magazzini di stagionatura dei formaggi, rappresentano un capitolo aperto e controverso dell'architettura industriale di Brescia del Novecento. Sorgono all'interno dei magazzini generali in via Orzinuovi, tra via San Giovanni Bosco e via Dalmazia, in località Bottonaga. Il complesso dei magazzini generali viene edificato nel 1932 con la costruzione del nuovo scalo merci chiamato Piccola Velocità, aperto il 22 agosto 1932 per sostituire quello ormai obsoleto collocato a Porta Cremona appena dopo l'Unità d'Italia. All'interno dei magazzini avviene lo stoccaggio e la conservazione dei vari prodotti come formaggi, carni, cereali. Quando vengono costruiti, sono tra i depositi alimentari più grandi d'Italia, con i loro 170.000 metri quadri di superficie e 28.000 di depositi. I magazzini generali sono di proprietà della società per azioni Borghetto, creata nel 1923 dalla Banca San Paolo e presieduta da Francesco Folonari, che nel 1888 è tra i fondatori di detta banca bresciana, che dirige dal 1907 al 1939. I progettisti dei magazzini generali sono l'ingegnere Angelo Buizza e Ferruccio Peroni. Buizza partecipa nel 1927 al concorso per il piano regolatore di Brescia. Realizza anche il ripristino del portico di Palazzo Beretta in piazza del Mercato. Ingegnere nel 1933 è nella direzione della Banca San Paolo. Anche Peroni concorre per il piano regolatore di Brescia. Con gli architetti Tito Brusa, Oreste Buffoli e Carlo Tarozzo progetta un piano di urbanizzazione di Brescia ed è anch'esso membro del consiglio direttivo della Banca San Paolo. Tra i vari edifici del complesso dei magazzini generali spiccano per conservazione, storia e particolarità le casere, una struttura a tre navate realizzata in cemento armato e laterizio. Quella centrale si sviluppa su un unico piano a tutta altezza, invece le due laterali sono costituite da un seminterrato e da due piani superiori. Nel perimetro dell'edificio è presente un cavedio con un muro di contenimento in cemento armato che permette la reazione e l'illuminazione degli spazi sottostanti. Riutilizzate poi anche per altre attività, le casere sono totalmente abbandonate dagli anni 80. Dagli anni 2000 si sono succedute molte proposte per la sistemazione dell'area degli ex magazzini generali, spesso dichiaratamente presentate per il valore commerciale che tutta la zona vedrebbe incrementato una volta avvenuto il rilancio urbanistico dell'intera area, un punto importante di accesso alla città all'uscita dell'autostrada. Nel 2006 lo studio dell'architetto internazionale Daniel Libeskind, in collaborazione con l'ingegnere bresciano Lamberto Cremonesi e l'architetto milanese Dante Benini, propone la trasformazione degli ex magazzini generali in un quartiere soprattutto residenziale. Negli anni successivi la loggia stipula degli accordi con la società NAU, Nuovi Assetti Urbani S.p.A., proprietaria degli ex magazzini generali, per la rigenerazione urbana dell'intera area. Se in quello spazio la Giunta Paroli ipotizza di realizzare la sede unica del Comune di Brescia, la Giunta succeduta guidata da Emilio Del Bono, dopo aver adottato una variante, rende impossibile la costruzione degli uffici comunali centralizzati, riaffermando come perno del progetto la costruzione di un centro commerciale da 15.000 metri quadri. È dal 2014 che l'idea della demolizione delle casere inizia ad essere contrastata.
Diverse voci si levano contro la loro distruzione, come quelle del Consiglio di quartiere di Don Bosco e di alcuni progettisti che denunciano il pericolo di perdere una testimonianza dell'archeologia industriale bresciana. Altre voci per il mantenimento dello storico edificio sono quelle di Lega Ambiente e del Corriere della Sera di Brescia, che lanciano appelli per la loro conservazione. Nel 2015 un gruppo di giovani studenti e professionisti fonda l'associazione Progetto Brescia Nuova, che ha tra le sue principali finalità quella del riutilizzo delle casere a fini culturali. La giunta del Bono, con il sindaco in prima linea, esclude questa possibilità, bollandola come soluzione realistica, ponendo dinanzi problemi economici. Di fronte a queste incertezze, nella primavera del 2015 la loggia dispone una moratoria di un anno per verificare la possibile presenza di privati interessati ad acquistare le casere, salvandole così dalla demolizione. Il 7 marzo 2016 la situazione muta profondamente, perché la soprintendenza regionale pone sulle casere un vincolo ufficiale, indicandole come archeologia industriale di interesse storico-artistico. In questo modo l'edificio non può essere abbattuto, ma deve essere tutelato e valorizzato. Sempre la soprintendenza ne limita il futuro utilizzo, escludendo la possibilità di trasformazione in immobile di tipo residenziale, prevedendo un uso per uffici e per attività di terziario. Contestualmente, sempre nel 2016, il Comune di Brescia emana un bando per l'individuazione di nuovi spazi per varie necessità civiche, finanziato con 9.750.000 euro. Il bando è diviso in tre lotti. Il primo, di 3.500 metri quadri e 107.000 euro, è per la costruzione di magazzini dove conservare materiale di segnaletica stradale. Il secondo, di 115.000 euro, è destinato alla realizzazione di un archivio comunale. Il terzo, di 102.000 euro, è finalizzato l'allestimento di un magazzino assegnato alla Fondazione Brescia Musei e al Centro Teatrale Bresciano CTB. Now, tramite la Società Iniziative Bresciane, partecipa per il terzo bando. Vede così la luce il progetto dello studio associato Ingegneria Ambiente di Carlo Gorio, Galeano, Fedrigo e Francesco Spedici. Nel 2017 il Corriere della Sera lancia l'idea di realizzare, presso le casere, un ampio polo culturale che, oltre ai magazzini delle opere e delle altre funzioni citate, preveda il trasferimento della sezione contemporanea della Biblioteca Querignana e delle sedi delle fondazioni Luigi Micheletti, Civiltà Bresciana e dell'Associazione Artisti Bresciani AVI. Nel 2018 Nicola Liguori, studente di ingegneria edile al Politecnico di Milano, nella sua tesi di laurea ad integrazione del progetto che prevede che le casere diventino parzialmente un magazzino di opere d'arte, ipotizza la realizzazione del Museo di Arte Moderna di Brescia. Nel frattempo, l'area degli ex magazzini generali continua a vivere nel degrado, con famiglie di senza tetto con minori che vivono all'interno della struttura delle casere stesse. Una svolta avviene solo nel 2017 con l'inizio dei lavori per il nuovo supermercato di Coop Lombardia. Nel dicembre 2017 Nau e Loggia firmano un nuovo accordo. La società ottiene uno sconto sulle opere di urbanizzazione derivanti dall'intero progetto di rigenerazione dell'area. Nel novembre 2018 viene inaugurato il centro commerciale Nuova Flaminia, con all'interno il supermercato Coop. Questo polo è l'unico elemento di tutto il progetto mai messo in discussione,
16.000 metri quadri di superficie sviluppati su due livelli. Nel 2019 il direttore di Brescia Musei Stefano Caradiova riconferma la volontà di utilizzare una parte delle casere, un'area ricavata nel seminterrato dell'edificio, come magazzino di 40.000 opere, prevedendo inoltre uno spazio per il restauro e per il laboratorio di posa. Un'altra effettiva realizzazione è il parco pubblico ex Magazzini Generali, inaugurato nel luglio 2019, adiacente al centro commerciale. Un giardino di 17.000 metri quadri tra via Dalmazia ed il quartiere Don Bosco. Il resto dell'area degli ex Magazzini Generali rimane ancora in attesa di riuso. Nel 2019 la società NAU ha presentato progetti alla loggia per 6 corpi residenziali multipiano, 2 palazzine di uffici e un hotel. Al 2021 però non ci sono stati ulteriori sviluppi, non è mai iniziata la sistemazione delle casere per accogliere le opere d'arte della Fondazione Brescia Musei e l'archivio del CTB. La proposizione all'opinione pubblica, spesso purtroppo disattenta, dei grandi progetti di sviluppo della Brescia futura segue una logica e uno schema ricorrenti. Si parte col presentare sulle pagine dei quotidiani locali uno sfarzoso progetto urbanistico dove la cultura ha sempre un posto di rilievo. Si invoca la partecipazione di partner privati che, in cambio di un sostegno a questo modello avveniristico, si vedono assegnati facilitazioni e privilegi per edificare aree fabbricabili. Nei progetti scaglionati per fasi sono subito realizzate le parti favorevoli ai grandi affari edilizi e i contratti con le società private, spesso sorte ad hoc, sono adattati man mano che avanza il progetto. Gli aspetti favorevoli alla collettività e alla cultura, in prima fase molto pubblicizzati, restano invece sempre ai margini.